Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono in un posto particolarissimo, il paradiso delle moto vintage. Infatti mi trovo ad Arconate, vicino Milano, alla Vintage Motors, un'officina che è specializzata soltanto nella riparazione, vendita e restauro di moto vintage. Fanno solo moto degli anni 80-90, moto vecchie come questa bellissima Super Teneré 750, prodotta dall'89 al 98. Adesso però entriamo dentro nelle porte del paradiso e ci facciamo accompagnare dal padrone di casa, Tommaso. Ed eccoci qua. Ciao Tommy. Ciao Andrea. Ciao. Finalmente, eh? Finalmente ce l'abbiamo fatta. Benvenuto nella nostra realtà. Grazie, stupendo. Quindi grazie, voi qui fate soltanto moto anni 80-90? Sì, fine anni 70, 80 e 90. Offriamo servizi di restauro, manutenzione e vendita e conto vendita. Ah, perfetto. Quindi uno vi porta anche la moto e ci pensate voi ci a si può, sistemarla. Ci si può, sì, esatto. E poi ci si può accordare anche per una futura rivendita, assolutamente. Ok, bellissimo. Qui avete esemplari di tutti i tipi, come questa bellissima Suzuki Jebel. Esatto, diciamo storica. Che variamo un po' su tutti i modelli che hanno segnato la storia dell'enduro d'epoca di quegli anni. Quindi trattiamo principalmente però Yamaha e Honda. Per la facilità di trovare i cambi o...? Sì, un po' per quel motivo lì, sinceramente sì. Sicuramente sono state i modelli che sono stati maggiormente commercializzati, quindi ad oggi è un po' più semplice reperire i cambi, anche se altri modelli come Suzuki, Kawasaki, eccetera, ci appassionano altrettanto. La particolarità secondo me qua della vostra officina è che, cioè, io avendo il Transalp del 2004, anche i miei amici ogni volta che lo porti in officina dicono cambia moto, no? Sì, cioè, sì, non sì. Vogliono perdere tempo su motori vecchi. Invece certo. Voi avete proprio fatto di questa la vostra forza, cioè di essere esperti in... Sì, noi abbiamo proprio deciso di intraprendere questa avventura dettata da una passione. È una meccanica, come hai appena detto tu, che non è semplice, è difficile anche riuscire a trovare meccanici che abbiano la dedizione, la voglia e la caparbietà, soprattutto la passione di cimentarsi in motociclette come queste, che è una meccanica apparentemente semplice, però sono moto che hanno ormai 30-40 anni, quindi durante gli anni sono passati da decine di mani, esatto, diverse, quindi ognuna poi ha le sue particolarità. A volte per trovare un semplice problema può essere che ci voglia molto più tempo del dovuto. È per quello che spesso molte persone lasciano, perché non vale la pena, anche, e invece voi anche, invece noi vale sempre lottiamo, la pena. Esatto, con queste moto qua bisogna a volte un po' lottare. Ottimo. Però siamo pronti a questo. Bello. Senti, mi fai un po' vedere qua, certo. Perché vedo tantissimi modelli, dai che facciamo tutti, un giro, tutti. Dai. Allora dai, portami un po' a vedere qua l'officina. Allora, diamo un occhio a queste vecchie ragazze. Allora, questo qui innanzitutto è il reparto vendita. Esattamente, okay. Il reparto vendita. Abbiamo una bellissima Honda XL600 LM dell'87. Un Suzuki Jebel 600 leggendario, esatto, la leggendaria Suzuki Jebel. Tutte sono leggendarie, sì, 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 sì. In un modo o nell'altro un po' tutti questi modelli hanno saputo segnare la loro storia e farsi amare. Abbiamo un 2KF con una colorazione che strizza gli occhi agli anni 90. Sì, quella è proprio piena, sì, anni 90, sì, piena anni 90, verdino, verde, no? Verdino e viola. Manca proprio... solo la cosa di Pile. Esatto, esatto, il Moncler da paninare, esatto. Esatto. E poi abbiamo un XT580 degli anni 80, un Super Teneré, un altro XT581, l'ultimo che è stato prodotto, caratterizzato per il serbatoio in alluminio. L'iconica. Quindi questi voi l'avete presi, l'avete acquistati, l'avete revisionati completamente. Esattamente, esattamente. Sono tutte moto controllate, testate, tagliandate, revisionate, quindi assolutamente. Poi appunto il 43F 600, primo 600 di Yamaha,
un 350 sempre XT, un prodotto rarissimo, specialmente da trovare in queste condizioni, che è l'XR dell'86, una moto a dir poco spettacolare. Bellissima. Un'altra XR dell'89, 2KF, blu, colorazione blu. Questa moto venne prodotta bianca e rossa, nera e rossa, e blu e gialla. E poi qualche anno dopo è arrivata quella che abbiamo visto prima, verdina. Bellissima. Un CR 2,5 e un DT 400. Un'altra moto molto molto particolare. Questa invece è la prima prodotta del 76 XT 500 Enduro. Questo invece di qua, se ci ruotiamo, abbiamo il reparto consegne, dove teniamo sia le moto da consegnare delle manutenzioni, sia quelle appunto vendute. Bellissimo. E qui, non so, ti... XL Dakar, questa esatto. È bellissima. Questa è sempre un XL 600 LM. È molto particolare perché Honda in quegli anni ha prodotto queste moto con questo motore rosso. Motore rosso. Esatto, infatti è un po' la sua caratteristica principale. È una moto meravigliosa. Ma qua esatto. È tutto meraviglioso. Guarda, cioè, anche i colori a me fanno impazzire. Sempre il giallo, no? C'era tantissimo sì, giallo su Yamaha. Questo è bellissimo, tenuto benissimo, sembra uscito adesso dalla... Da Yamaha. Da Yamaha. Negli anni 80. Quanti chilometri ha, vediamo? 59.000. Beh, sì, questo è un gran bel prodotto e soprattutto in questa colorazione è anche più raro, perché in Italia è stato commercializzato un po' meno, quindi è difficile trovarne di così belli, soprattutto in queste condizioni. Ok, adesso andiamo a vedere il cuore dell'officina. Il cuore dell'officina. Cioè, dove vengono esatto. Riparate un po' tutte le moto, che qua dietro, Tommy, abbiamo tutta la roba da preparare. Da preparare, sì, tutta restaurare. Cosa da preparare, ecco. Sia di clienti, sia moto di nostra proprietà che... andranno poi nel reparto sì, vendita, sì, comunque sì. Sì, tutta la preparazione. Esatto. Ascolta, ma la domandona, sì. No? Mentre vediamo tutti questi modelli che spesso, no? Viene la spontanea, tutte sono moto che comunque vecchie, hanno un certo valore, anche tenute bene, vale la pena spendere soldi per restaurarle? Cioè immagino, no? Io stesso, proprietario del Transalp del 2004, mm-hmm. so la risposta, però non so se è simile a quella che ti danno okay. i tuoi clienti. Vale la pena okay. spendere soldi su una moto vecchia okay. quando trovi moto nuove a volte che costano sì, meno? Sì, costano anche meno, chiaramente. Esatto. Poi le prestazioni magari sono tutte nuove, tutte moderne. Beh, chiaro, così. No? Non puoi paragonarle. Però qual è il okay. senso? Se ho capito bene quello che vuoi toccare, io penso che... Dietro queste moto, anche quello che leggo nei clienti è proprio un valore affettivo, okay. che c'è un grandissimo valore affettivo, sia per quello che hanno ambito magari negli anni 80, negli anni veri di queste motociclette, che magari non riuscivano ad avere così, quindi ora non vedono l'ora di poter realizzare questi sogni. Il fattore del desiderio, del sogno è qualcosa di forte, insomma, di forte, no? dietro questi prodotti, e noi siamo proprio qui per cercare di realizzare i loro sogni, quindi possiamo dire sostanzialmente che il fattore economico passa in secondo piano. Cioè proprio il fattore emozionale è quello che percepisci. Esatto, è proprio quello che è per cui le persone vengono ad approcciarsi. Quindi ti capita, no? Che uno dice io la voglio restaurare, non mi importa niente del fatto che non valga la pena economicamente. Sì, delle volte, sì, ci sono prodotti, delle moto che commercialmente parlando hanno un valore che arriva fin qua, e il cliente non ha paura di arrivare fin qua a restaurarla. Perché? Perché vuole quel prodotto così, perfetto. È proprio in controtendenza al mondo di oggi, no? Che è un po' in controtendenza, però è anche bello così, devo sì, dire sì, la verità. Sì, sì. Quando le cose sono di qualità è giusto anche starci dietro in questa maniera e coltivare... Mantenere la memoria, no? Esatto, bello, esatto, bello. Esatto. Senti, mi spieghi un po' quella lavagnetta, quei meccanici cosa fanno? Perché ho visto vari modelli, ognuno ha il suo modello particolare. Allora, andiamo a vedere. E poi prima parlavo con Angelo, mi ha detto una roba un po' abbastanza particolare, no? Che sono moto di serie, ma non sono tutte uguali. Ma non sono tutte uguali. Questa è una domanda che possiamo chiediamo porre a lui, possiamo porre a loro, che ti danno una risposta magari più dettagliata. Comunque, tornando a quella lavagnetta, il motivo per cui non è semplice e ci vuole tanta tanta dedizione a fare il lavoro che facciamo noi, il lavoro che fanno loro qua in officina, è proprio quello di riuscire a tenere aperti contemporaneamente più progetti. Esatto.
Sì, anche chiaramente non sono sempre manutenzioni standard da un paio d'ore. Qui a volte affrontiamo interventi da 50, 60, 70, 80 ore, può capitare tranquillamente. E quindi ogni meccanico, poi anche compito nostro, riuscire ad organizzargli correttamente tutto il lavoro per far sì che non siano chiaramente mai fermi e attendino appunto i vari pezzi di ricambio, gli ordini che bisogna fare, ci sono, poi bisogna appoggiarsi a terzisti, quindi è sempre proprio importante riuscire a giostrarsi perfettamente da un progetto all'altro. Sì, non c'è mai niente di standard uguale. Esatto, no? esatto. Quindi appunto ognuno la ha le sue 5-6 moto, la lavagnetta dei compiti, esatto, che gli aggiorno un po' quotidianamente. Bene, andiamo a vedere cosa combinano. Ecco, adesso andiamo a rompere le scatole ad Angelo, che è qua lavorando sul Super Teneré. Allora Angelo, tu adesso stai restaurando un bellissimo Super Teneré, però prima chiacchieravamo fuori, quando ci siamo conosciuti mi hai detto proprio questa cosa interessante, che ogni moto, anche se stesso anno, stesso modello, può essere diversa del suo comportamento. Sì, può essere diverso di motore, perché a quell'epoca potevano cambiare dei parametri delle cose meccaniche. Cioè diciamo, per quanto standard non uscivano standard. Non uscivano standard perché il motore poteva essere più performante uno o un altro secondo le tolleranze che avevano. Quindi cosa è impossibile oggi? Quasi impossibile oggi. Oggi sono standardizzati tutti, anche le lavorazioni sono molto, molto più precise, certo. Centri di lavoro e quant'altro. È letteralmente quindi l'anima della moto, e può anche esserci che ci sia dentro l'anima del proprietario, nel senso che come l'ha tenuta, come l'adoperava e quant'altro. Cioè portano bellissimo. Dietro proprio una storia. Bellissimo, una storia loro e una storia di moto, è la storia della meccanica. Fantastico. Ok, adesso andiamo qua da Loris, che stai sistemando una XL. Ciao, una fantastica Honda XL che è già venduta a un cliente d'Inghilterra e deve andare a Oxford appena uscita da qua. Addirittura? Sì, esattamente. E gli stiamo appunto facendo alcune migliorie per riportarla alla sua originalità. Cos'è che stai facendo adesso? Attualmente, allora, ho visto che aveva delle perdite sulla guarnizione delle punterie. Gli sto cambiando le frecce, poi gli sto rimettendo quelle originali. Ah, quelle vecchie, sì. E niente, poi basta. Tutto comunque la sua manutenzione che ordinaria che gli va dietro alla moto. Classico caso che qua costa più la spedizione che, che è quello che dicevamo prima. Fa sicuramente molto piacere sapere che un cliente estero, addirittura dalla Gran Bretagna, si appoggia a noi, sia che ci conosca, che si fidi di noi, esatto. E emozioni, esatto. L'emozione, l'emozione vince e l'aspetto economico viene bypassato, assolutamente. Adesso andiamo a vedere cosa combina qua Giovanni con questa XT500. Ma che stai facendo qua su questa bella moto? Questo XT500 che è di famiglia. Okay. Quindi il figlio che la dovrà ereditare sta trovando un compromesso col padre sul restauro, perché il padre l'aveva personalizzata, quindi con ruote stradali, parafanghi bassi, e lui ovviamente la vuole mettere originale. Allora stiamo trovando un compromesso, le ruote gliele lasciamo, stradali con parafanghi bassi, e il resto lo mettiamo tutto per come deve essere. Tutto originale. Così dici oggi domani ci mettiamo poco poi a metterla originale. Farò tornare. Quindi è proprio anche qua un discorso di affetto verso il mezzo, perché era di papà. Sì, e mi pare che l'abbia presa proprio lui nuova, quindi è proprio da 40 e passa anni che ce l'ha, quindi per lui è unico proprietario, come si dice. Unico proprietario, sì. Bellissimo. È un po' che non l'adoperavano. È stata ferma parecchio? È stato fermo parecchio, sì. Poi il figlio ha detto, dai pa, che... Però il papà ha detto, non toccarmi, l'estetica deve essere proprio guaia, lui. La sua sella, i suoi cerchi, i suoi ricordi. Sì. Quindi questo anche tu che confermi, che senti che ha tantissima emozione dentro questa moto. Sì. Tantissimi ricordi, poi te li trasmettono, perché poi ti raccontano sempre un po' gli aneddoti, la storia, e quindi li vedi che c'è proprio parte di loro. E quindi beh, è un po' così anche per me, perché anch'io sono appassionato, quindi... Tu sei come il topo nel formaggio, quindi. Bravo. Bravo. Stai facendo il dream job. Sì, sono anch'io di parte, sono ragionamenti che faccio anch'io.
questa moto qua invece, cioè un bel interventino qua. Sì, esatto, adesso le vedi tutte così smontate e appoggiate su dei pezzi di cartone perché sono proprio dei restauri. Quello è più un restauro conservativo, mentre questo qua è proprio un restauro totale. Per restauro totale intendiamo proprio portare la moto a telaio, verniciare a polvere e rifare la moto proprio vite per vite. Oh, ragazzi, tutto bello, però adesso voglio un attimo provare qualche motina. Qualche perla. Esatto, io ho adocchiato là il Jebel, il nome è Jebel. Andiamo a provare Andiamo quella... a provare il Jebel, se non mi spezzo una tibia. No, dai, tiralo fuori. No. Proviamo l'avviamento a pedivella. Boom! Il kickstarter del Jebel. Kickstarter del Jebel. Allora, proviamo. Devi. Anche, non stiamo a spiegare tutto. Esatto, ora l'hai tirato, no? Ok. Scendi con la pedivella piano finché questo scatta su, ecco. E ora sali e vai. Ok. E là. Top. Spettacolo. Quindi chiudi la pedivella. Sono molto maschio. Sei molto maschio. Più maschio di tutti. Bello, mi metto il casco e partiamo. Ragazzi, qua da Vintage Motor è tutto, veramente un paradiso per gli appassionati, lavoro fantastico, da invidiare. Grazie Andrea, grazie a te, siamo stati super contenti di averti qui. Grazie, speriamo grazie. Speriamo di rivederci presto e che ti abbia fatto piacere conoscerci con noi e le nostre moto. Tornerò a farvi da stalker qua. Quando vuoi, sei sempre benvenuto. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi, al prossimo video, ciao.